mali alla professoressa Gigli, perché mi ha dato il modo, dicendo che dovevo venire a fare questa lezione, mi ha dato il modo veramente di scoprire delle cose che io non conoscevo se non superficialmente. Cioè il rapporto stretto, molto stretto, tra radio e guerra, o per essere forse più precisi, tra radio, guerra e violenza, e ha contrassegnato effettivamente tutto il Novecento. Ed è questo il tema che voglio sviluppare, dimostrandolo con la prima registrazione che vi faccio sentire adesso. Cercherò di farvi sentire alcune registrazioni per rendere un pochettino più interessante il ragionamento che faccio, poi vi dico due parole come richiesto anche su cosa faccio nella mia vita. Geograficamente e dal punto di vista cronologico anche, che noi abbiamo vissuto, perché questo è il suono dell'allarme aereo, delle sirene appunto, che si sentivano a Belgrado nel 1999, che avvisavano i cittadini di Belgrado che stava arrivando un nuovo bombardamento della NATO. Sono i suoni della guerra appunto più vicini anche appunto geograficamente all'Italia, che noi abbiamo avuto dal 1945, cioè è passato sostanzialmente mezzo secolo. Quell'allarme suonò in mezzo ad una telefonata che appunto a Radio Polare, dove io lavoro tuttora, stavamo facendo nel 1999 con il corrispondente dell'ANSA a Belgrado. L'ANSA è un'agenzia di stampa, Dragan Petrovic, che non interruppe la telefonata, non interruppe il racconto di quello che stava succedendo, ma ci fece sentire quello che si sentiva dall'ufficio dell'ANSA di Belgrado. Era un rumore così stridulo, persistente, fastidioso, no? Quello che avete sentito, e che è anche antiquato, perché ricorda più o meno le stesse sirene che probabilmente i vostri nonni vi raccontano della Seconda Guerra Mondiale. Ed è contemporaneamente il suono con cui mi piace cominciare, perché ci lascia immaginare tutto sommato la simmetria tipica delle guerre del Novecento, perché non a caso questo è un allarme che è risuonato in una città, cioè ancora una volta non sono stati i militari per intenderci, ma sono stati il terreno di battaglia, dunque anche le vittime erano civili, che è l'elemento fondamentale, diciamo così, dalla prima guerra mondiale in avanti. Campo di battaglia dunque spostato nelle città, l'alta tecnologia dei militari, ma anche i famosi danni collaterali, come è stato detto per molto tempo. La radio dunque è una testimone, è un media testimone della guerra, che racconta la guerra. Perché? Perché, come sosteneva Marshall McLuhan, che è forse il più importante teorico della comunicazione, perlomeno della prima parte del Novecento, la radio è portatrice di emozioni, di suggestioni, ci dà delle informazioni ma ci dà anche delle suggestioni. Noi siamo infastiditi da questo rumore e ci immaginiamo questa fuga da un ufficio, da una casa, eccetera eccetera, così come è davvero succedeva. I primi esperimenti di trasmissioni radiofoniche, diciamo così, regolari, sono successive alla prima guerra mondiale. In realtà la prima radio, diciamo così, di cui si dice ha cominciato a trasmettere con regolarità è nel 1920, quindi noi non abbiamo sostanzialmente quasi suoni. Se ci pensate, anche i film erano muti, abbiamo le immagini della prima guerra mondiale ma non abbiamo i suoni della prima guerra mondiale. Però vale la pena di segnalare quello che un libro che molto prima del conflitto fece un certo effetto, venne utilizzato molto dalle elite politiche di allora. Questo libro era stato scritto nel 1895 da Gustave Le Bon. Gustave Le Bon era, diciamo così, un intellettuale francese tutto tondo, perché poi ha fatto di tutto, psicologo, antropologo, scienziato, e scrisse questo libro che si intitolava La psicologia delle masse.
alcuni leader, leader autoritari soprattutto del periodo, si ispirarono a quelle tesi. Cioè, io devo riassumerle necessariamente in modo molto rapido e magari anche un po' grezzo, mi scuso di questo. Gustavo Le Bon diceva: le masse sono un gregge, sono simili a un gregge. Di per sé sono portatrici di valori distruttivi e negativi, al contrario delle minoranze colte che possono dunque orientare le masse. E però questa è un'operazione molto difficile, orientare le masse in una situazione dove, stiamo parlando della prima guerra mondiale adesso, dove non esistevano i mass media, non solo perché non erano poi così di massa i giornali, soprattutto per una ragione molto semplice: l'analfabetismo era altissimo. Nel 1911 in Italia non sapeva né leggere né scrivere sostanzialmente un terzo della popolazione. Vado anche qui a spanne per non annoiarvi con i numeri. E allora cosa è successo? È successo che le élite del potere favorevole alla guerra, quindi interventiste, non potevano utilizzare la radio, non c'era ancora. I giornali certo potevano utilizzare, come è stato il Corriere della Sera, eccetera, ma hanno usato tantissimo la cartellonistica. C'era questo famoso fante di Mao Zan, che era l'equivalente del famoso Zio Sam americano, sostanzialmente, che bucando il cartellone, cioè con il dito puntato verso di te, ti spingeva a partecipare a questa guerra, allo sforzo bellico. Se andate alla mostra di Rovereto che c'è adesso, c'è questa cartellonistica che è diventata impressionante, perché prendevo quasi tutte le banche che chiedevano davano dei buoni per poter finanziare la guerra, utilizzavano esattamente quell'immagine di Mozano in mille modi: l'alpino che si arrampicava, il fante che indicava, il bersagliere che correva, tutti disegnati nello stesso modo. Torniamo quindi alle radio. Perché? Perché la radio è strettamente legata, come fenomeno di massa in questo caso, con il fascismo. Cioè l'ascesa del fascismo fu sostanzialmente coetanea, parallela a quella della radio. La prima trasmissione dell'URI, perché allora la RAI si chiamava URI, Unione Radiofonica Italiana, è delle ore 21 del 6 ottobre 1924. I gerarchi fascisti non capirono subito l'importanza della radio, cioè la utilizzavano soprattutto sotto forma di controllo, infatti decisero da subito che potevano solo essere lette le notizie dell'agenzia Stefani, non si potevano utilizzare altre fonti di informazione, ma non la utilizzarono ancora come forma di propaganda all'inizio. Tenete conto che il 1924 è un anno cruciale per Mussolini, cruciale, è l'anno del diritto Matteotti. E quindi è una crisi del regime, la prima crisi del regime veramente importante. Più dei fascisti furono i nazisti, quindi qualche anno dopo, a capire l'importanza della radio, a capire la potenzialità. La persona che capì di più questo fenomeno fu Goebbels, spero di pronunciarlo bene. Goebbels voleva una radio a prezzi popolari, capì l'importanza di questa cosa e, tra virgolette, obbligò, perché i nazisti non si poteva scherzare molto, credo che non chiedessero, ordinassero, una radio a prezzi popolari, perché ciascuna famiglia tedesca doveva avere una radio in casa. E allora nacque la Volksfunker, spero di pronunciare anche questa bene. Il modello base costava 35 marchi, abbastanza, ma sicuramente molto meno dei prezzi di una radio in Italia, dove costava molto di più. Indicativamente un terzo di un'automobile costava una radio allora, indicativamente, quindi provate a immaginare che cosa doveva dire. Dunque, nel 1935, che è l'unico dato che sono riuscito a trovare, ne vengono venduti 1,5 milioni di modelli in Germania, quindi sostanzialmente non dico che in tutte le case c'erano, quasi. La propaganda era tutto sommato un gioco facile. Perché? Perché si basava sulla ripetizione di un messaggio in continuazione, e la radio si presta benissimo alla serialità, perché io ripeto i giornali radio nel corso di una giornata, o addirittura faccio delle trasmissioni a puntate, per cui posso ripetere lo stesso messaggio. La costruzione di un nemico interno, gli ebrei, e di un nemico esterno, in questo caso la Russia. Perché la Russia?
Beh, perché la Russia è bolscevica, naturalmente, ma non dimentichiamo che stiamo parlando indicativamente del 1935, 38, 39, 40, cioè stiamo parlando sostanzialmente di 15 anni dopo la fine della guerra, della guerra mondiale, dove appunto il nemico era proprio la Russia, in questo caso la Russia dello zar. E poi dopo c'è la necessità di ridurre, semplificare l'ideologia nazista. Uno dei meccanismi classici è proprio quello: siccome ci sono dei nemici esterni, c'è un difensore del popolo, questo difensore del popolo si chiama Hitler. Facile, proprio lineare, se volete. Provate a pensare quanto questo meccanismo banale è utilizzato tuttora. Creazione di un nemico interno, creazione di un nemico esterno, arrivo io che difendo invece l'interesse del popolo. La situazione è troppo semplice? Sì, un po' sì, però se ci pensate, a tutta la storia del Novecento è successo tante altre volte. Pensate che Albert Speer, che era considerato l'architetto di Hitler, nel vero senso della parola, perché progettò anche la scenografia, alcune delle scenografie più importanti, arrivato vivo al processo di Norimberga, disse che la radio era stato lo strumento con cui 80 milioni di persone sono state private del pensiero indipendente. È stato così possibile sottoporre la volontà di un solo uomo. Questo ha detto Speer al processo di Norimberga. Prima del crollo, durante la Seconda Guerra Mondiale, poi lo stesso Goebbels, che era ancora il capo della propaganda, ministro della propaganda e delle comunicazioni, teorizzò la radio, o meglio, l'informazione, per essere più precisi, come un'arma, nel vero senso della parola. Lui disse: le notizie sono un'arma di guerra, il loro scopo è quello di vincere la guerra, non quello di dare informazioni. Questo significa molto semplicemente che le battaglie si vincevano sempre, non si perdevano mai, ma poi naturalmente anche tutta una serie di messaggi sul nemico interno e il nemico esterno che sono molto utili. La Seconda Guerra Mondiale, da questo punto di vista, fu dunque un evento in parte raccontato dalla radio, ma soprattutto la radio fu uno strumento per la guerra. Questo è la grande, è un motivo di grande interesse. Allora, la materia, mi rendo conto, è complessa ed è per quello che vado un po' a semplificare, però provate a immaginare, la radio che forniva, era l'unico mezzo che forniva informazioni, perché non c'era la televisione, i giornali, poi certo sì che uscivano, però ricordiamoci sempre del problema dell'analfabetismo e anche di quanto fosse difficile magari comprarli, recepirli, prenderli, eccetera. Allora, la radio dava le notizie sulle battaglie, ovviamente sempre vinte, le battaglie storicamente si vincono sempre quando ascolti la radio, però non c'è un confine fisico che impedisce alle altre radio di arrivare in Italia, tipo Radio Londra, Radio Mosca, Radio Algeri, e quindi la stessa battaglia che la radio fascista, la radio tedesca dava vincente, Radio Algeri, Radio Mosca la davano perdente, e allora cominciavano a sorgere alcuni problemi. La radio fu utilizzata per disturbare le trasmissioni, cioè per impedire, come se alzassero una barriera di disturbi elettromagnetici, per impedire che le trasmissioni di Radio Londra, di Radio Algeri e di Radio Mosca arrivassero in Italia. Infine, cosa fondamentale anche questa, la radio fu utilizzata come mezzo di comunicazione tra partigiani e tra partigiani e alleati, cioè le forze alleate anglo-americane che stavano risalendo l'Italia dal sud verso il nord. Quindi la radio ha avuto un ruolo fondamentale, ed è per questo appunto che ringraziavo non formalmente Adesina Archetti, perché mi ha permesso di scoprire alcuni elementi che io non conoscevo. Il problema qual è? Che non ci sono purtroppo reperti sonori su questo, sono pochissimi, sono rarissimi, per una ragione molto semplice, un problema di costi. La tecnologia che permetteva la registrazione allora era costosissima e quindi noi abbiamo pochissimo materiale. Se ce l'abbiamo però qualcosa di buono lo tiro fuori con una trasmissione che sto facendo. I libri più esaurienti, allora i libri più, visto che magari vi serve anche voi se vi appassiona la materia, i libri più esaurienti sul tema sono quelli di Gianni Isola. Purtroppo però Gianni Isola è uno storico che è morto qualche anno fa. Lui ha scritto un libro fondamentale che si chiama Abbassa la tua radio,
che racconta proprio la storia di quei, credo, Mauro Mondadori, Mondadori l'altro, come si chiama? Bruno Mondadori, scusa, Bruno Mondadori editore, non mi veniva a dire. Molto interessante, ma anche questo è introvabile purtroppo, perché anche lì è una storica che è morta. Mauro Piccialuti Caprioli ha inventariato le trasmissioni di Radio Londra, poi ci arriveremo a Radio Londra per capire l'importanza, fondamentale. Se volete capire la seconda guerra mondiale dovete sapere cosa diceva Radio Londra. E fortunatamente invece il vivente c'è un collega della professoressa che però insegna alla Cattolica, che si chiama Gioacchino Lanotte, e che ha scritto due libri, uno già uscito, si chiama Il quarto fronte interno, il secondo sta per uscire adesso, si chiama Segnale Radio, e anche quella è una miniera di informazioni che io non conoscevo, perché molte cose sono successe a Milano, io non lo sapevo, molte cose sono successe a Milano. Allora, l'importanza di Radio Londra, e l'importanza di Radio Londra la scopriamo facendoci sentire questo signore qua. È nostro convincimento che riuscirà a superare vittoriosamente la presente fase critica. Aiuta! Per gli alleati, vi aiuta! Il governo è ok, ci siamo andati troppo avanti perché scatta in automatico. La voce che avete sentito è conosciuta nei libri di storia come la voce del colonnello Stevens, che era una vera e propria star, al punto che gli americani che sbarcarono in Sicilia nel 1943 trovarono delle scritte sui muri della Sicilia, viva il colonnello Stevens. Siccome loro non avevano nessun colonnello Stevens, allora a chi è questo signore qua? Il colonnello Stevens era appunto una vera e propria star, esisteva, il suo nome era veramente Harold Stevens, ed era un ufficiale, un alto ufficiale inglese che aveva fatto l'attaché del militare dell'ambasciata britannica a Londra. Lui conosceva così bene l'italiano perché lui era nato in Italia, perché la sua famiglia si era trasferita a Napoli nell'Ottocento e quindi lui aveva sempre vissuto a Napoli pur mantenendo la cittadinanza inglese. Il suo compito era quello di raccontare attraverso queste trasmissioni che venivano mandate in onda dalla sede della BBC di dare solidarietà alla lotta della resistenza in Italia, ma di mostrare anche un'Inghilterra molto amica, in particolare della monarchia ovviamente italiana, e che è molto disponibile naturalmente a aiutare questa lotta di resistenza moderatamente, sia chiaro. In realtà probabilmente i testi non li scriveva lui, i testi li scriveva Aldo Cassuto, che era un giornalista italiano che per questioni razziali, nel senso dopo il manifesto della razza del 1938, scappò da Trieste verso Londra. E ovviamente erano testi che avevano il bollo, non dico della censura, però l'autorizzazione del Foreign Office, cioè del Ministero degli Esteri britannico. In realtà di una branca particolare, diciamo così, del Ministero degli Esteri. Radio Londra ebbe un ruolo importante, a parte il fatto che lì ci furono alcuni dei personaggi più interessanti poi anche del giornalismo italiano. Ruggero Orlando, che voi probabilmente giustamente non potete conoscere, esatto, ma che per noi era fondamentale perché era un giornalista, era il corrispondente della Rai in bianco e nero da New York, quindi diceva New York, non diceva New York, e aveva questo modo così strampalato per l'epoca di parlare, aveva questa moscia terribile che lo rendeva, come dire, a me molto simpatico, però immagino che... e soprattutto salutava con la mano, faceva così dal video, una cosa che allora nessun giornalista si permetteva di fare, invece Roger Orlando salutava con la mano da. Iniziò alla Radio Londra. Perché fu importante Radio Londra? Primo, raccontò le sconfitte dei fascisti e dei nazisti, cosa che gli altri non raccontavano. Due, forniva informazioni, un codice alla resistenza. Questo lo trovate sì in rete, ci sono tutta una serie di messaggi stampati. Giacomone bacia Maometto, la brillantina è pronta. Cioè, messaggi del genere che erano dei messaggi in codice che servivano alla resistenza per avere delle indicazioni dei luoghi dove cadevano, le armi, dove cadevano le derrate alimentari o cose di questo genere.
e lasciate immaginare, ecco, ricordiamoci Marshall McLuhan che parlava di sensazioni, di emozioni, di suggestioni, lasciate immaginare un'Italia libera dalla dittatura, cioè ti raccontava che era possibile un mondo diverso da quello che tu vivevi, è una forza psicologica decisiva in questo momento. Stabilire quanto fosse diffuso il suo ascolto in Italia è praticamente impossibile, non c'erano indagini d'ascolto. Però noi possiamo sapere in modo indiretto da che cosa? Dai verbali di polizia, polizia segreta, eccetera, eccetera, che arrivavano al Ministero dell'Interno, alla polizia, al gabinetto della questura, eccetera, eccetera. Io ne ho trovato un paio. Allora, appunti riservati, due di questi sono arrivati a Mussolini direttamente. La grande maggioranza della popolazione rimane influenzata dalla propaganda nemica, soprattutto radiofonica. Cioè, fate pensare, anche loro, la Repubblica Sociale Italiana aveva paura della radio. O ancora, questo è un questore che lo scrive, la morbosa ascoltazione da parte degli italiani che ritengono vangelo tutto ciò che viene da Londra ha gettato il disorientamento nell'opinione pubblica italiana. Cioè, il questore lo dice, il questore se non sbaglio di Verona, adesso vado a memoria, provate a immaginare una fonte ufficiale che dice guarda che la rivolta sono a spegnere, qui nessuno ci crede più a quello che diciamo. E poi dopo, per comprendere poi ancora meglio il ruolo di Trasinonga in Italia e la sua importanza, dobbiamo pensare a questo. Allora ve lo faccio sentire. Il governo italiano ha riconosciuta la impossibilità di continuare la lunga rivolta contro la soverchiante potenza della storia nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiature alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni modo. Prima di tutto mi dimentico di dire che queste sono delle registrazioni che mi ha fornito la discoteca di Stato, che anche questo è un sito da andare a visitare se vi capita l'occasione. Che voce è? Che accento aveva questo signore qua? Non è Mussolini che mi chiama a guardare. Ma questo qui mica era Mignano, questo qua mica parlava con l'accento di Mignano, questo signore qua parlava con l'accento piemontese, e quindi chi era? Il re Badoglio. Era Badoglio. Allora, questa è la registrazione, e importante sapere che è una registrazione. È la registrazione di Badoglio che annuncia l'armistizio. Il problema è che gli italiani lo sapevano già da due ore, perché Leia gliel'ha detto alle 19.43 interrompendo una musichetta. Alle 5.30 del pomeriggio Radio Londra aveva già dato la notizia. Quindi, per darvi un'idea anche dei tempi, degli scoop in qualche modo che si facevano anche allora. È una registrazione nel senso della parola, perché Badoglio non parlò in diretta in quel momento, avevo paura che si impapinasse perché non sapeva mica parlare tanto bene Badoglio, e allora andarono a registrare in una sala attigua un disco. La cronaca dice che lo registrò più volte perché sbagliò più volte a leggerlo. Finalmente l'operazione giusta cominciò, lo mandarono viso sul giradischi, che una volta si usava, e si sentì. Ci fu un piccolo problema, però, che siccome erano state danneggiate alcune delle impostazioni dell'Eliar, la puntina non funzionò molto bene, e non so se la prima volta o la seconda volta si inceppò, per cui c'era Badoglio che continuava a ripetere una frase, perché si era incantato letteralmente il disco. Cosa importante è questa? Perché questa è la dichiarazione dell'8 settembre, naturalmente stiamo parlando. Il 10 settembre, due giorni dopo, però, cosa succede? Che quello stabile dell'Eliar viene occupato dai nazisti, la famosa via Asiago ancora adesso a Roma, viene occupato dai nazisti, e che lo sequestrano.
i tecnici dell'EIA, alcuni di loro provano a loro volta a distruggere alcuni dei macchinari per impedire che i nazisti possano utilizzare, ma non ci riescono fino in fondo. Mussolini aveva già una a disposizione, Mussolini che era stato liberato dal Gran Sasso, eccetera, eccetera, aveva a disposizione Radio Monaco, perché gli aveva data letteralmente Hitler. Era un vecchio vagone ferroviario rimesso nuovo che stava alla periferia di Berlino, da cui trasmetteva Radio Monaco, e trasmetteva, era una radio fascistissima, proprio truculenta, diciamo così. A fine settembre nasce la Repubblica Sociale Italiana, per essere più precisi nasce il partito fascista repubblicano, di conseguenza anche la Repubblica Sociale Italiana, e a quel punto Mussolini decide che non può più essere schiacciato sui nazisti come immagine, e allora cosa fa? Porta l'EIA a Milano, che diventa EIA-RSI, Repubblica Sociale Italiana. Perché no? Perché capiva che Roma sarebbe stata in tempi abbastanza rapidi conquistata dagli anglo-americani, quindi spera che a Milano arrivino più tardi. E qui appunto inizia la vera e propria guerra dell'etere, che è una parte diversa ancora della discussione che dobbiamo fare. Scrive Gioacchino Lanotte: nel periodo che va dall'armistizio alla liberazione, lo spazio elettromagnetico sopra l'Italia divisa, perché gli alleati erano già arrivati in una parte dell'Italia, è percorso da segnali emessi da diverse radiotrasmittenti che non hanno obiettivi editoriali. Dalle stazioni partono e arrivano messaggi in chiaro o cifrati, quello che dicevamo, Giacomone, Bacia Maometto, eccetera, eccetera. Dalle stazioni poi arrivano le comunicazioni su dove devono arrivare le armi, i viveri, eccetera. E gli anglo-americani si servono di strutture mobili, cioè di veri e propri camion con delle antenne che servono proprio per agevolare gli spostamenti delle truppe, e quindi abbiamo questi enormi camion che si girano per tutta l'Italia, che risalgono per tutta l'Italia dalla parte adriatica, non dalla parte tirrenica, e che accompagnano la quinta armata, l'ottava armata. Abbiamo delle piccolissime radio che vengono utilizzate dai partigiani per tenere i contatti appunto con gli alleati, cioè guarda che io sto sparando lì, non è che adesso tu arrivi e spari contro di me, perché sto operando lì, detto in poche parole. E alcuni appunto di queste radio poi avranno un ruolo anche per provare a disegnare l'Italia diversa, ma di questo ne parleremo fra un secondo, perché vi voglio parlare della nascita di radio nel vero senso della parola. La prima radio che nasce in Italia libera, su questo c'è un po' da discutere, però probabilmente è Radio Palermo. Allora arrivano gli americani, stiamo parlando di luglio-agosto 43, il 6 agosto 1943 comincia a funzionare Radio Palermo. A dirigerla sarà un giovane sergente dell'esercito americano, in particolare della branca dei servizi segreti della Psychological War, in realtà per essere più precisi, che si chiama Misha Kamenetsky. Misha Kamenetsky. E Anna Gigi Marchetti ha già sobbalzato perché dice: io so chi è Misha Kamenetsky. E ci credo che lo deve sapere, sì. Perché questo giovane sergente americano, Misha Kamenetsky, che in realtà era di origine russe ebree, noi in Italia l'abbiamo conosciuto come Ugo Stille, ed ha fatto il direttore del Corriere della Sera. Mano a mano che le truppe italiane, le truppe anglo-americane, chiedo scusa, risalivano, cioè da Palermo verso nord, però andando nella zona tirrenica da questo punto di vista, poi spiegherò perché nella zona tirrenica, riaprivano delle radio. L'altro caso più famoso è Radio Napoli. Perché è famoso Radio Napoli? Perché buona parte dei redattori che stavano a Radio Palermo, compreso Misha Kamenetsky, sono stati poi spostati a Radio Napoli, perché veniva considerato più importante dal punto di vista strategico per la copertura che riuscivano ad avere. A Radio Napoli hanno lavorato personaggi come Francesco Rosi, regista, Maurizio Ferrara, Carlo Giuffrè, Raffaele La Capria, Domenico Rea, Giuseppe Patroni Griffi, Stefano Banzina,
non è quello dei panettoni sul papà. Mario Soldati e Leo Longanesi. Tutti gli intellettuali che hanno avuto un ruolo, soprattutto diciamo così, anni 50, 60, arrivati fino agli anni 70, che adesso c'è la Capria, l'abbiamo intervistato ieri, credo, su Napolitano, quindi è centro e basso. Poi c'è una storia bellissima, incredibile, io questa non la conoscevo minimamente, Radio Sardegna. Allora, anche qui stiamo parlando sempre del 43, Radio Sardegna è importantissima, no? Perché è stata la prima radio al mondo a dare la notizia che era finita la guerra. È stata la prima radio al mondo a dare la notizia che era finita la guerra perché un marconista, però i marconisti forse non sapete cosa sono i marconisti, vero, ragione. Chiedo scusa, marconista è il nome in gergo dei militari che usano i telegrafi. Una volta il telegrafo era fatto linea linea punto, punto punto linea eccetera eccetera, ed era un sistema di comunicazione molto rapido ma che aveva bisogno di, come dire, una preparazione particolare per ascoltare i messaggi. Poi marconista è diventato anche il modo di dire quelli che intercettavano i messaggi degli altri. Ecco, un marconista ha intercettato un messaggio fra diciamo così, i militari tedeschi, i militari americani che stavano trattando, i russi che stavano trattando la resa, scusa, ha capito che i tedeschi si erano arresi ed è stato il primo a dare la notizia. Radio Sardegna, 2 ore d'anticipo rispetto addirittura a Radio Londra. Radio Sardegna nasce in una grotta a Bortigali. Se andate a vedere su Google, tu hai Google acceso, vedere dove è Portigalli? Ho poca batteria. Poca batteria, non ce la fai. Credo sia un paese sconosciuto in Sardegna, dove c'erano queste grotte, viene trasmesso dalle grotte perché pensavano che fosse il modo più sicuro per difendersi da attacchi aerei. Tiravano fuori l'antenna, rubavano da un carro armato il sistema di trasmissione, bastava quello per trasmettere in posti molto lontani. L'anima di Radio Sardegna era un certo Yadra Iacobelli, che per molti anni, che loro l'hanno conosciuto, che molti anni è stato uno dei nostri cavalli di battaglia, perché era l'uomo della RAI che faceva le tribune elettorali, faceva i dibattiti televisivi, poi libri. E nell'orchestra che poi organizzò Radio Sardegna suonava un certo Ferdinando Buscaglione, perché Fred Buscaglione allora si chiamava Ferdinando, non era ancora Fred. Quando Emilio Lussu ritornò da Roma in Sardegna, la prima radio cui fece un'intervista famosa perché era il Saluto ai Sardi, fu appunto Radio Sardegna. Vado velocemente perché sono poi gli annoli. Arriviamo a Radio Bari, cioè parte quindi Adriatica. Radio Bari è una radio che in realtà andrebbe trattata a sé stante. Perché? Perché per un motivo molto semplice, anzi per due motivi molto semplici. Uno tecnico, è una radio potentissima, cioè era una radio che lei aveva potenziato a suo tempo, che non era stata danneggiata da bombardamenti ed altro, e quindi trasmetteva sostanzialmente un'area molto vasta del territorio italiano. Italiano ma anche, attenzione, Balcani, Radio Bari serviva perché era la proiezione, diciamo così, italiana verso i Balcani, no? Verso la Grecia, verso la Jugoslavia, l'Albania, eccetera. Ma aveva anche naturalmente un pezzo d'Africa. Secondo, perché Bari è geograficamente vicino a Brindisi, che fu la tappa del governo, della fuga, diciamo così, del governo Badoglio, appunto, Verre, eccetera. Divenne molto importante anche perché a Bari c'era un signore che si chiamava Benedetto Croce, che era forse l'intellettuale più famoso non solo in Italia, ma probabilmente all'estero in quel momento, cioè l'intellettuale italiano più famoso all'estero, aveva molti contatti con Londra, diciamo così, la cultura anglosassone. Pensate che a Bari si svolge il primo congresso dei partiti antifascisti il 28 e 29 gennaio 1944. Cioè, provate a immaginare che nell'Italia occupata, una parte bella occupata, a Bari si poteva invece avere i capi del Partito Comunista, del Partito d'Azione, del Partito Socialista, tutti lì in un unico posto, in un teatro, tutti assieme, a discutere di come sarebbe stata l'Italia del futuro.
maledizione, noi non abbiamo neanche una registrazione di quel convegno, perché i redattori di Radio Bari erano andati lì a fare la registrazione, ma gli americani e gli inglesi glielo impedirono. Pensarono cioè che era troppo presto dare questa idea, non potendo controllare cosa si sarebbe detto in quel convegno, in quel congresso, avevano paura a mandarlo in diretta. Risultato, abbiamo credo qualche minuto di Benedetto Croce che apre i lavori e basta, non c'è più nient'altro, o perlomeno negli archivi non si trova nient'altro. Anche lì si coagulano intorno a questa esperienza di Radio Bari alcuni personaggi molto famosi. Un certo Aldo Moro, vi dice qualcosa? Aldo Moro sì. Anton Giulio Maiano e Ubaldo Lai, che sono due attori. Una persona molto importante per il giornalismo, è un nome poco conosciuto, quindi siete autorizzati a non sapere nulla di lui, però è molto importante perché fece dei libri molto interessanti su proprio la pratica giornalistica, Antonio Picone Stella, che poi lavorerà e fece addirittura il... Antonio Picone Stella è interessante perché fu l'autore di un vero e proprio manuale che ancora adesso credo sia in uso nelle sedi della RAI, cioè dove tu devi avere questo manuale per del buon giornalista, no, diciamo così. E poi c'era un signore che diceva, che parlava con questa voce. Patrioti di tutte le case, leggiamo ora a tempo di dittatura le istruzioni particolareggiate impartite dal quartier generale del generale Alexander per un attacco concentrato contro il sistema di comunicazione del nemico. Quando il nemico è ritirato, il tuo sistema di comunicazione diventa arteria vitale per il tuo organismo. Patrioti, noi dobbiamo tagliare questa arteria vitale. Se gli ordini di ritirarsi non giungono in tempo, si corre il rischio di rimanere isolati. Se le richieste di aiuto e di rinforzi non arrivano, la disfatta giunge più presto. Cominciate con i cavi telefonici. Questo signore si chiama Armando Foà. Arnoldo Foà è un grande attore, morto recentissimamente, ed è stato per Radio Bari, ma poi anche per Radio Napoli, eccetera, eccetera, la voce, e in effetti aveva una voce straordinaria. Adesso questa registrazione purtroppo è brutta, andatevi a ascoltare come recitava Dante o d'altro, e rimarrete veramente di stupido. Ho scelto questa registrazione di un minuto per dirvi che Radio Bari è una radio combattente, cioè era una stazione di guerra. I resoconti che noi abbiamo, cioè i testi scritti, sono di attacchi violentissimi, cioè lì si davano nelle radio Napoli, Radio Bari, eccetera, si davano gli ordini per ammazzare i fascisti, i nazisti. Non era una radio, come dire, culturale, no, si diceva bisogna boicottare le linee, andate e tagliate le linee del telefono. È una radio combattente a tutti gli effetti, questo è importante saperlo, perché appunto, come dire, ci conferma questo. Quest'idea che ho cercato di trasmettere, cioè la radio è stata anche un'arma nel vero senso della parola, perché lì c'era da combattere e le radio si sono schierate. Con il giugno del 44 si arriva alla cosiddetta liberazione di Roma, la sede dell'EIA, che nel frattempo però è stata questa volta sì semidistrutta dai nazisti, prima di andare via, hanno tagliato le linee del telefono e tutto il resto, viene occupata dagli angloamericani e dagli italiani, litigano anche tra di loro, su questo abbiamo un po' qualche traccia di litigi e di gelosie, e lì si comincia a impostare già la radio della Nuova Italia. Ecco, immaginatevi che le radio hanno anche questa funzione di provare un po' a immaginare la fine della guerra in qualche modo. Il primo giornale radio dell'EIA liberata a Roma lo dirige un certo signor Vittorio Veltroni, che è il papà di Walter Veltroni, che è stato tra l'altro il primo che ha diretto anche, credo, la telegiornale per pochissimo tempo della RAI, perché poi credo morì subito dopo, però fu il primo, non so se è il direttore o responsabile, se non ricordo. Le battaglie radiofoniche, cioè la guerra dell'etere, si sposta quindi non più da Roma, ormai liberata, ma si sposta sempre più a nord, e qui c'è una storia che riguarda anche Milano, che io dico la verità non conoscevo più.
Ricordo Gioacchino La Notte, Radio Milano, che diventa la radio, diciamo così, dei repubblichini, è solo il punto focale di un vero e proprio network organizzato dalla Repubblica di Mussolini. In questa piccola galassia di emittenti satellite si collocano Radio Muti, Radio Falco, Radio Fante, Radio Tevere e Radio Baita. Per ciascuno di loro bisognerebbe raccontare, avere un'ora a disposizione, non ce l'abbiamo, quindi vado veramente molto veloce. In alcuni casi, tipo Radio Muti, dal nome di Ettore Muti. Ettore Muti era un capo dei fascisti milanesi, ucciso. In suo onore nasce una branca della polizia particolarmente violenta, che a Milano fece stragi, torture e di tutto. La sede della brigata Ettore Muti era l'attuale piccolo teatro di Milano. Da questo punto di vista era bellissima scelta che fece Strehler e Paolo Grassi, perché subito dopo la liberazione dissero: noi vogliamo quella sede lì per riaprire la cultura a Milano. Non vogliamo un teatro normale, vogliamo quella sede lì. È una scelta coraggiosissima. Radio Muti era sostanzialmente pensata per dividere, per mettere in cattiva luce gli occupanti. Cioè, dicevano che arrivavano i negri, anzi i negroidi, li chiamavano, arrivano i negroidi, cioè i soldati americani, e violentano le donne italiane. Questo era più o meno il tono delle trasmissioni che noi abbiamo avuto. Non funzionò. Cioè, gli italiani non credevano più a queste cose. E infatti Radio Muti finì di trasmettere molto velocemente. Dopo altri tentativi fu estremamente interessante l'esperienza di Radio Tevere, perché era molto sofisticato questo tentativo. Radio Tevere era un fake, diremmo adesso anch'io che si occupa di Twitter, si è trasferito la campagna, cioè un falso. Radio Tevere era in realtà registrata in una sede dell'EIR a Milano, che ho scoperto recentemente dov'è, adesso è una scuola, che fingeva di trasmettere da Roma occupata dagli americani. Ma a differenza di Radio Muti, che provava a mettere in rilievo gli aspetti razzisti, no? I negroidi violentano le donne, eccetera, eccetera, provava a disegnare un'Italia un pochettino più libera, più soft, dove sì, certo, bisognava stare attenti agli alleati, ma con loro magari si poteva anche parlare, progettare anche un futuro diverso, magari insieme alla parte sociale del fascismo. Questo era il tentativo politico, cioè una sorta di accordo. Tenete conto che Mussolini disse per molto tempo che voleva iniziare una trattativa con il cardinale Schuster a Milano proprio in questa chiave. Dice: ma no, guardate, se mi lasciate libero e non uccidete i miei gerarchi, io poi mi ritiro in Valtellina, vado in Svizzera, vado da qualche parte, l'importante è che le conquiste sociali del fascismo rimangano in vita. Il CLN disse: no, non esiste, sappiamo come andò a finire. Quello fu un tentativo di questo genere. E per renderlo credibile, Radio Tevere fu una radio che metteva il jazz americano. Cioè il jazz vietato lo metteva in onda invece. Addirittura Marcello Marchesi, un personaggio che voi giustamente non conoscete, ma che fu molto importante nella storia degli anni 50, perché lui fu il Gino Michele degli anni 50, per intenderci insieme, cioè un umorista finissimo, fece delle trasmissioni antifasciste in qualche modo, cioè che prendevano in giro il regime dentro la Radio Tevere. Addirittura in alcune di queste situazioni Radio Tevere fingevano di essere stati scoperti dagli anglo-americani, per cui dicevano: non potete andare avanti, dobbiamo chiudere le trasmissioni, ciao ciao, e finiva la trasmissione. Non era vero, perché è tutto registrato nei sotterranei di questa scuola qua che c'è ancora a Milano. E Gioacchino La Notte conclude questa sua analisi dicendo che una radio nata per difendere il vecchio regime, che invece paradossalmente finisce per risultare molto più vicina al paese che gli italiani avevano davanti, cioè con la fase di passaggio per intenderci dal fascismo alla liberazione. Molto breve, molto avventurosa, ma purtroppo non abbiamo molte tracce, l'esperienza di radio prettamente partigiane, esclusivamente partigiane. Radio Cora, la radio del Partito d'Azione di Firenze, però venne scoperta subito e fece anche una brutta fine
le persone che l'avevano messa in piedi. E poi invece la storia molto interessante, molto bella di Radio Libertà. Radio Libertà fu una radio che trasmise per qualche mese, 44-45, però in maniera molto discontinua, a Sala di Ellese. Il lugare che era a pochi chilometri da Villa Schneider, sempre lì nel Vellese, Villa Schneider era la sede dove i nazisti avevano messo in piedi Radio Baita, appunto quell'altra esperienza di radio che doveva disturbare e doveva dire che arrivavano gli angloamericani, che erano cattivi, sporchi, diventavano le donne, eccetera, eccetera. Radio Libertà è una radio estremamente interessante perché, per esempio, faceva attraverso una piccola orchestrina, questo lo racconto i partigiani che abbiamo preso parte, una piccola orchestrina organizzata sul posto, cioè una chitarra, una fisarmonica, faceva una sigla d'apertura, leggevano i proclami dei partigiani, eccetera, eccetera, chiudeva la sigla di chiusura, era sempre questa piccola orchestrina che in diretta faceva dei brani, e chiudevano con, addirittura alcune volte, con una favola per i bambini. Un'esperienza, provate a immaginare, cioè siete nascosti in una baita di mezza montagna con i fascisti e i nazisti che stanno arrivando, tu hai addirittura il tempo di pensare ad una fiaba con cui dare la buonanotte, una cosa romantica, poetica, bellissima, e bevuta. Allora, questa guerra dell'etere si chiude nel 28 di aprile 1945 con questo annuncio. Qui, Radio Milano Libertà. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzeghe e Como, di Mussolini, Pavolini, Verdino, Barracco, Piazzasoma, Liberani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Taquagno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista e imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo. In 44 secondi dicono che veniva la guerra. Cioè, provate a immaginare a come noi adesso abbiamo tutto il clamore e sopra le righe, no? Il tono sopra le righe che ci mettiamo ad ogni trasmissione radiofonica, ad ogni trasmissione televisiva, per dire che era stato ucciso Mussolini, ci hanno messo 44 secondi. Cioè, io sono rimasto da, come dire, cultore della materia, sono rimasto impressionato dalla freddezza con cui è stato dato questo annuncio. Però lo scopo di questa lezione è indagare sul rapporto radio-guerra e radio-violenza, e allora dobbiamo andare avanti perché la seconda guerra è finita, parte di questa dimensione di propaganda che ho cercato di parlare prima, si sono spostati alla televisione durante la guerra fredda, eccetera, ma diciamo che la radio è stata fondamentale in almeno altri tre episodi di violenza trattino guerra con cui voglio andare a chiudere. La radio è stata fondamentale, per esempio, nell'ex Jugoslavia in Ruanda, quindi balziamo veramente, abbiamo 50 anni dopo. Malgrado le differenze di questi due episodi, ci sono dei tratti comuni. Joshua Massarenti, che è un sociologo che ha scritto in un libro collettaneo che è uscito da UTET nel 2006, che si intitola Violenza senza legge, e per esempio ricorda che la propaganda estremista serba, stiamo parlando dell'ex Jugoslavia, partì nel 1986, con un memorandum sulle condizioni sociali della Jugoslavia redatto da 16 accademici, un memorandum che diventò poi il manifesto ideologico di tutta la destra estremista serba. La radio fu un mezzo fondamentale per parlare, per propagandare questa notizia. E uno potrebbe obiettare, sì, ma in una realtà federalista o federale come quella della ex Jugoslavia, come era possibile? Probabilmente non tutte le radio la pensavano in questo modo. Sì, è vero. Peccato che nel 1990, prima di cominciare la guerra, Milosevic decise con una legge di avvocare a sé tutte le radio e tutte le televisioni. E quindi
ci fu il monopolio nel vero senso della parola, cioè il messaggio era unico anche nella ex Jugoslavia. Esattamente quello che successe nel 1990 in Ruanda con la pubblicazione dei cosiddetti 10 comandamenti dei Bahutu. Anche questo era un documento scritto da estremisti ruandesi e che in entrambi i casi, sia quello serbo sia quello ruandese, raccontavano esattamente quello che Goebbels aveva teorizzato a suo tempo: devi creare un nemico interno e un nemico esterno, devi presentare il tuo leader, diciamo così, come l'unico vero baluardo a questo, l'arrivo dei cattivi. Nel caso del Ruanda ha avuto ruolo l'estrema violenza anche delle parole, la scelta delle parole che sono state utilizzate, e c'è un motivo perché è stata utilizzata la radio in Ruanda, probabilmente perché lì la tradizione orale è molto più radicata di quello che, come dire, possiamo immaginare noi, ha un ruolo molto più importante, e dunque quel tipo di medium, la radio, cioè la voce, cioè il suono, ha un effetto maggiore. Tra l'altro, anche questo ho scoperto grazie a questa lezione, uno dei direttori di questa radio è un signore italo-belga, è l'unico, tra virgolette, italiano condannato alla Corte Penale Internazionale, ma già liberato. Cioè, 1 milione circa di morti ci sono stati, lui si è arrivato con 9 anni, 120.000 morti ogni anno. Allora, io direi di ascoltare adesso questo breve passaggio, poi diciamo 2 parole su questo. E qui lo speaker sta dicendo, per fortuna, lo sono segnato, non è che conosco la lingua, per nostra fortuna i tuzzi non sono tanti, avevamo stimato fossero il 10% della popolazione, adesso sono solo l'8%, cioè già iniziata la strage qua, eh? Ok, sentiamo ancora. Qui dice questa canzoncina, dice rallegriamoci fratelli, gli scarafaggi, che questo è il termine con cui gli Hutu definivano i tuzzi. Rallegriamoci perché gli scarafaggi sono stati sterminati. Rallegriamoci, amici miei, Dio non è mai ingiusto. E infine qui riprende a parlare lo speaker e dice: se sterminiamo tutti gli scarafaggi, nessuno al mondo ci può giudicare. Ci sarebbe da parlare a lungo su questo tema, ma io prima di venire a questa lezione ho chiesto al mio collega Raffaele Masto, che è stato in Ruanda immediatamente prima ed si è fermato ahimè, a vedere quello che era accaduto, e lui mi diceva, confermava tutto quello che gli stavo dicendo adesso, cioè che la voce delle mille colline, radio voce mille colline, sembra, era molto ascoltata, ascoltatissima. Il linguaggio era quello. Il linguaggio era quello, cioè i tuzzi venivano definiti scarafaggi. In qualsiasi ora del giorno, della notte, eccetera, eccetera, venivano definiti così. E ho chiesto se c'era una componente religiosa in tutto questo. No, c'era una componente sostanzialmente, la giustificazione è in quel senso stata economica. Sono arrivati loro, che sono pochi, però sono quelli più ricchi che ci stanno rubando il terreno. Non c'entra, diciamo così, non c'è una componente islam cristiana ed altro, non è completamente inesistente. Vado verso la conclusione. Perché vi ho fatto sentire questo? Perché sempre Joshua Massarenti, questo sociologo che ho citato prima, dice che, certo, la propaganda violenta delle radio, delle televisioni, delle radio in questo caso,
non è una ragione esauriente per spiegare questi massacri, perché non basta dire ammazziamo gli scarafaggi e allora tu prendi e esci e te ne vai, no? Non è così. Allora, dice Massuenti, parole testuali, le incitazioni dei media al massacro non hanno sempre spinto automaticamente i ruandesi Hutu a trasformarsi in carnefici, né i serbi a sostenere concretamente la politica espansionista di Milosevic. In entrambi i casi le concause, vi dico io, aggiungo io per semplificare, sono state le difficili situazioni sociali che hanno fornito terreno fertile per gli slogan razzisti e le minacce fisiche che direttamente o indirettamente colpivano la gente comune che poi tirava fuori il macete o lì andava ad uccidere il vicino di casa. Cioè la componente della minaccia fisica non è assolutamente secondaria, cioè non basta l'ideologia e la propaganda. Johan de Vlaanderen è un giornalista belga che ha deciso di andare in Ruanda per curare quella comunità, quella gente, usando gli stessi mezzi che l'avevano fatta ammalare, cioè la radio. Ha creato una radio insieme a una ONG olandese che si chiama PANOS, una ONG molto interessante, noi lavoriamo abbastanza con loro, e hanno creato questa radio antirazzista, la potremmo definire adesso, che si chiama Rwanda Reconciliation Radio. È interessante quanto dichiarato De Vlaanderen in un convegno che abbiamo organizzato come Radio Popolare qui a Milano nel 2005. Ha detto: il progetto è largamente basato sulle teorie di un americano, Erwin Staub, che nel 1944 lui e la sua famiglia finirono ad Auschwitz. Lui si salvò e da allora ha passato tutta la vita ad analizzare i meccanismi del genocidio. E lui ha messo, è una teoria naturalmente, ma lui ha messo insieme questi elementi. Gli indicatori sono sempre gli stessi. All'inizio c'è una situazione di vita non semplice, una crisi, difficoltà economiche, la gente ha difficoltà a tirare avanti. In generale si trova di fronte ad un quadro politico un po' complicato, caotico. Una carenza di leadership e di democrazia effettiva a spinte disordinate per uscire da questa situazione. Su questo si innesta una serie di fattori più specifici per cui un gruppo comincia a stigmatizzare un altro, a deumanizzarlo, tanto che sarà la deumanizzazione, scarafaggi, ma la stessa cosa l'abbiamo vissuto con il nazismo, no? E quindi a dire che se questo gruppo potesse essere eliminato sarebbe la fine della situazione difficile. Cioè, adesso andiamo fuori i tuzzi e abbiamo risolto il problema. Io trovo tutto questo ovviamente inquietante, però vorrei concludere con una nota parzialmente ottimistica, perché la radio può essere uno strumento di pace. Abbiamo visto come è stata utilizzata in tutto questo secolo per promuovere la violenza. Nel 1991, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu uno degli strumenti per promuovere la pace. Quella guerra, quella del 1991, ma anche la seconda guerra del Golfo, quella per intenderci che il New York Times definì una guerra dove c'era un'altra superpotenza rimasta in vita, alternativa al pensiero unico, che era l'opinione pubblica, vi ricordate però? Famoso editoriale del New York Times. Anche nel caso della prima guerra del Golfo, la maggioranza delle popolazioni, delle nazioni coinvolte era contraria alla guerra, ce lo ricordiamo bene anche in Italia. Le elite no, e infatti fecero la guerra. Allora, per provare a dimostrare la contrarietà della popolazione italiana alla guerra, ci venne in mente a noi di Radio Popolare di utilizzare la radio. Sappiamo fare questo, ma sappiamo fare molto altro. Il linguaggio unificante della musica. E allora facciamo questa operazione. Centinaia di migliaia di persone che in questo momento stanno amplificando questa canzone contro la guerra. L'idea è stata molto semplice, cioè utilizzare questa canzone che si chiama John Lennon, di questa censo, cioè dare alla pace una possibilità,
chiedevano a tutte le altre radio di mandare in onda esattamente lo stesso orario. Dicevamo che era mezzogiorno, che era comodo per tutti. E non potevo dire che erano che sono contrari, e funzionava solo nel momento in cui molte altre radio prendevano questo tipo di operazione, se no non avrebbe funzionato. E direi che adesso è affascinante, perché ci rendiamo conto che tantissime radio, anche le radio commerciali che molto probabilmente sentite adesso, accettarono questa proposta. Tutte le principali radio italiane accettarono questa proposta, perfino la RAI. Proprio in FM, quella c'è ancora la radio più ufficiale, non mando io, però in FM sì. Questa intensità, anche se il 500 non è stata massimamente vicina a tutti, probabilmente un po' di fortuna, però la canzone, la nota della canzone di John Lennon, sono state ascoltate le piazze del Duomo da decine di migliaia di studenti che la stanno affollando con un megafono posto sul tetto di una macchina al centro della piazza, alla quale è stata attaccata la radiolina, è stata ascoltata le note della canzone. Questo è il racconto di le mani a cui è stato ritornello. Proviamo a vedere adesso nell'altra radio. Scena perché potrebbe essere la stazione della RAI in FM. Proviamo a scanalare, come si dice in gergo, cioè ad andare a spostarsi di frequenza. Diciamo che quante radio c'è. Fondamentale qui in questo caso l'alleanza. Esatto. Fondamentale l'alleanza che stringemmo con Radio A, che allora era Radio Cinescolare, la radio della Curia Milanese, don Franco Cecchin, che adesso fa il prete di Procena. Io non sapevo, ma c'è il prete di Procena, cioè che veniva con le crociere a fare un funerale, era direttore di Radio A e aderì entusiasticamente alla cosa. La cosa molto divertente fu il tono che usarono le radio più commerciali. Il 15 gennaio 1991, ecco che contemporaneamente hanno avuto in onda questo motivo, è un'idea che è partita quasi in maniera informale e che ha trovato infatti d'accordo, se non sbaglio, la radio popolare che ha avuto questa idea, io volevo ringraziarli, il pomeriggio è stato molto divertente, commovente anche il giro di telefonate fra tutti noi delle radio, no? Voi lo fate, lo facciamo, l'abbiamo fatto tutti, non serviva molto, però l'importante, come diceva Giovanni, è dare una chance alla pace. Questo era l'Inus, era il DJ che avevano mandato in onda la trasmissione. Tutto questo per chiudere e dire che non riuscì effettivamente a fermare la guerra, questa iniziativa che facemmo, ma dimostrò perlomeno che la radio non è solo uno strumento utile alla guerra di propaganda, ma è questo è uno strumento anche di pace. Grazie. Grazie. Veramente molto bello, no? Questa idea della radio non solo arma mediatica, ma strumento di pace, secondo me. È qualche cosa che noi dovreste un po' interiorizzare. Volevo quando tu hai detto che per radio, per ascolto di radio non ci sono dei dati, è vero? Però se voi interrogate, non so, i vostri nonni, forse non vi snoda. Ecco, so, mia nonna mi raccontava che tutti si radunavano nelle case perché non tutti avevano la radio. Chiudevano persiane, tende, eccetera, e stavano ad ascoltare. Quindi era un fenomeno davvero molto diffuso.
sono a casa. Adesso non so che ore sono, perché sono le 10. Qualcuno di voi vuole fare una domanda? È stata davvero una lezione bellissima. Lo trovo anche un po' emozionante, no? Questa storia degli uni, che poi i meccanismi sono sempre gli stessi. Adesso noi in Italia abbiamo un periodo di difficoltà economica, sociale, politica, ed ecco che qui sorgono varie voci di razzismo, quindi è contro i rom, è contro gli ebrei, e contro questi poveretti che attraversano i mari per venire per vivere, e sono, come dire, gli obiettivi di alcuni che non sono molto diversi da quelli che noi abbiamo visto sia nella storia europea sia che nella più recente storia dei paesi oltre l'Europa. Nessuno niente da dire? Io volevo dire che non so se è presente il film Hotel Rwanda. Sì. Lì si vede molto bene lo strumento della radio come strumento di guerra, no? È molto, secondo me è un esempio molto significativo. Chi ha visto Hotel Rwanda? E magari se avessimo tempo a te lo potremmo far vedere anche agli altri. Altre domande, altre. In fondo, forza. Ci dica. Oh. Sì. Sì, l'ho visto. Ah, era solo per dire. Scusa, approfitto solo per dire. Non l'ho portato perché. Ce l'avevo portato un po' fuori strada. Se voi riuscite a trovare anche The Agronomist, un altro film, è una storia fantastica, questo sì, di una radio, nel senso della parola, dell'unico leader, diciamo così, haitiano, che ha cercato di combattere la dittatura dei Duvalier attraverso una radio. Il dato è estremamente interessante perché è un documentario di Dem, che quindi è un regista, come dire, di primissimo piano. La sua figura è fantastica, è veramente molto simpatica, e la cosa fondamentale in quel caso fu che lui ebbe l'idea geniale non solo di parlare di cose concrete con la sua radio, ma di parlare in creolo. Cioè le radio lui parlava francese e lui disse no, io parlo in creolo, io parlo, parlo con la lingua del popolo. Clamoroso. Quello è un dato importante, però ci avrebbe portato sulla strada del linguaggio utilizzato, e allora vi ho detto no, rischiamo di farla troppo lunga. Comunque sì, si poteva farla sicuramente. Ecco una domanda. Anche in Good Morning Vietnam fanno vedere l'utilizzo della radio, però non tanto per spiegare, cioè aggiornare le truppe sull'andamento della guerra, ma per tenere alto il morale delle truppe in modo molto simpatico. Sì, anche sì, no, ditemi se c'è un'altra domanda, se no facciamo un botta e risposta, come botta e risposta, perché loro è una trasmissione radiofonica, se facciamo una trasmissione radiofonica, sì. Sì, anche quello non l'ho voluto vedere inserire, ma anche provate a pensare, non lo puoi sapere naturalmente, ma la radio è un ruolo fondamentale appunto proprio per tirare sul morale delle truppe. In molti film tu senti che cosa? Senti in lontananza Lili Marlene. Lì Marlene era una canzone che in realtà era una canzone che raccontava una prostituta, sostanzialmente. Siccome questa prostituta era così bella e l'attendeva tutte le sere sotto quel lampion, diceva così, la traduzione italiana diceva così, fu importante. Certo, sì, tiene alto il morale, il problema è che tenere alto il morale a volte passa attraverso la deformazione della realtà, cioè io taccio le sconfitte, questo è la fregatura. Ma noi scienze politiche, un altro corso, abbiamo fatto vedere Good Night and Good Luck, sì. Che si parla di, è un'altra guerra, quella contro il macartismo, e lì
E però si parlava di televisione, adesso il discorso è lo stesso. Un'arma, un mezzo di comunicazione usato come arma, arma non nel senso letterale, ma come dire, uno strumento per opporsi a un fenomeno orrendo qual è stato quello del mafia. Io volevo chiedere, secondo lei qual è l'importanza della radio oggi in conflitti come quello dell'Ucraina oppure quello in Iraq? Se la radio ha svolto un compito importante, ad esempio in Siria, prima che nascesse l'ISIS, quando si combatteva contro Assad, e in Ucraina quando si lottava a Maidan, oppure addirittura a Hong Kong, in quella che è stata. Ottima domanda, non esistono dei dati. Non esistono dei dati, nel senso che in situazioni di guerra è molto difficile trovare dei dati che siano poi effettivamente credibili, non basati, diciamo così, su delle sensazioni. Da quello che posso capire, ripeto, da cultore della materia, non da uno che ha dei numeri, dei dati, credo che il ruolo delle radio sia decisamente minore in tutti i fenomeni di violenza o di guerra, diciamo così, negli ultimi 10 anni, da quando c'è stata la vera e propria esplosione dei social network. Cioè i social network hanno sostanzialmente sostituito la funzione che aveva la radio. Mi spiego. La radio, a differenza della televisione, è un oggetto che si poteva portare con sé con grande facilità e poteva anche essere... si può trasmettere per radio con una scarsità di mezzi che la televisione non permette. C'è una idea di velocità della comunicazione e di emozioni che tu puoi trasmettere con la radio che adesso è tranquillamente sostituibile con i social network, che tra l'altro sono diventati uno strumento che tutti voi avete a disposizione e usate molto di più, immagino, di quanto usiate una radio. Non c'entra con la violenza in questo momento, ma un tempo io scoprivo i gruppi musicali più innovativi della scena newyorkese perché c'era qualcuno della radio Pinco Pallino che li aveva trovati a New York, a Londra, eccetera, eccetera, e li faceva ascoltare. Adesso tu puoi farlo con un click dal tuo computer, non hai più bisogno che nessuno te li porti a casa in qualche modo. Lo stesso vale anche, ahimè, per le guerre e per le violenze. Però, per esempio, nel caso dell'Ucraina non mi risulta ci siano stati dei fenomeni particolarmente forti di radio di una parte o dell'altra, per intenderci. Nel caso della Siria o nel caso in generale dell'Africa, la radio è uno strumento molto più utilizzato. Può essere secondo lei, tecnicamente le società un pochino più progredite e l'ambiente, quindi le società un pochino più progredite, ha parzialmente perso la capacità di immaginare, perché io ho sempre legato la radio a un'idea come capacità di riflettere e immaginare sull'informazione che viene data, mentre l'immagine è più diretta, è più usufruibile, anche un idiota interpreta un'immagine. Sì, e togliamo un po' dall'aspetto storico, questo però è vero, sono concordo, cioè la radio, se voi ci pensate, quello che noi abbiamo sentito oggi e lasciava immaginare quello che stava per accadere. Io non vi ho fatto vedere nessuna fotografia di massacri, di cittadini che fuggono da Belgrado, Badoglio piccolino che va a parlare davanti ad un microfono. Voi avete... ve lo siete immaginato. Se io avessi fatto vedere una foto non avrebbe bisogno di sforzarvi nemmeno a pensare a quello che sarebbe accaduto. E quindi sicuramente sì, i social network sono meno capaci di fornire emozioni, però sono altrettanto capaci come la radio di essere veloci, rapidi, di dare informazioni. Questo è un elemento che gli accomuna. Ah beh, certo, forse addirittura più rapidi, diceva la professoressa Marchetta.
Va bene, lasciamo, liberiamo e ringraziamo. Grazie a voi, grazie.